nome di Dio, il clemente, il misericordioso, la pace, la benedizione di Dio siano sul suo benedetto, ben amato profeta, Sayyidina Muhammad, su di lui la pace e la benedizione. Carissimi fratelli, carissime sorelle, carissimi amici e amiche che hanno risposto, raccolto l'invito dei giovani PSM Piemonte a questo evento, vi ringraziamo e ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala per averci reso possibile. Ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala per averci reso possibile questo incontro e questa festa, questo incontro in Dio per ricordare il migliore del creato, nostro Signore sallallahu alaihi wa sallam. È veramente con gioia e con felicità che vedo tutti voi qui presenti per ricordare tutti insieme quanto era e quanto è maestoso il nostro profeta sallallahu alaihi wa sallam. Il nostro leader, la nostra guida, colui da cui prendiamo ispirazione nella vita, colui che ci ha portato il bene più prezioso che abbiamo, che è la conoscenza di Dio subhanahu wa ta'ala. Conosciamo Dio e adoriamo Dio Allah subhanahu wa ta'ala grazie al profeta sallallahu alaihi wa sallam, grazie alle sofferenze che il profeta sallallahu alaihi wa sallam ha sopportato, grazie alla sua predicazione, che è stata una predicazione lunga, paziente, continua, in cui ha insegnato, ha forgiato degli uomini e delle donne che sono riusciti a portare avanti la predicazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi è un dovere nostro ricordarlo in questa occasione, ricordarlo nell'occasione della sua nascita, perché la sua nascita ha significato per tutti noi, ha significato per l'umanità una grande svolta, ha segnato la più grande svolta per l'umanità. È il sigillo dei profeti, è colui che Dio ha voluto come testimone del messaggio ultimo e perfetto, che è venuto a coronare tutti i messaggeri che sono stati prima di lui. Quindi ricordarlo è un dovere, ricordarlo è un piacere per noi musulmani, perché grazie al lavoro del profeta sallallahu alaihi wasallam, come diceva un fratello nel video, è grazie al lavoro per il profeta sallallahu alaihi wasallam che possiamo aspirare alla soddisfazione di Allah subhanahu wa ta'ala e ad ottenere il paradiso. E ciò che chiediamo non è soltanto il paradiso, ma chiediamo la vicinanza al profeta sallallahu alaihi wa sallam in quella dimora, chiediamo di essere vicini al profeta sallallahu alaihi wa sallam, chiediamo di poter guardare e vedere il volto di Allah il misericordioso. Speriamo che inshallah questa occasione sia inshallah. Il tema di questo evento, il tema di questa serie di eventi, perché questo evento ultimo è solo la conclusione di un percorso che è durato un mese, con attività di cui avete potuto vedere le foto e le immagini, attività che si sono svolte in diverse città nella nostra amata regione Piemonte, sono svolte a Cuneo con una festa di inaugurazione di questo percorso per ricordare il profeta sallallahu alaihi wasallam, per ricordare ai giovani soprattutto la figura del profeta sallallahu alaihi wasallam, perché solo conoscendolo potranno conoscere veramente la fede di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi questo era l'obiettivo principale di tutto questo evento, che è iniziato con questa festa di inaugurazione e poi è proseguito a Santhia con un torneo di calcetto, in cui grazie al torneo siamo riusciti a raccogliere dei ragazzi, dei giovani, per sempre ricordare il profeta sallallahu alaihi wa sallam, e poi con la settimana scorsa, il weekend scorso, con la gita in montagna, che è stata un'occasione per ammirare e meditare il creato, meditare le maestose montagne e monti che Dio ha creato subhanahu wa ta'ala. E questa quindi è una coronazione, questo evento è una coronazione di questo percorso, e la vostra presenza lo rende una festa che merita ancora di più il profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quindi vorrei
ringraziare, prima di passare alla presentazione di chi sono i BSM, di chi sono i giovani di BSM, vorrei ringraziare i ragazzi, i fratelli, le sorelle che hanno lavorato a questi eventi, a questo mese per ricordare il profeta Holzberg. Citando questi, sicuramente anche gli altri che hanno collaborato, che con i loro sforzi, la loro pazienza, ci sono Ayub, Herwani, Barakallahu Fi, Abdurrahman, Abdusamad, Mohammed, Omar, Anas, Abdesiz e molti altri, le sorelle anche, quindi ringrazio tutti veramente per il grande sforzo che sono riusciti a fare. Adesso passerei brevemente a una presentazione di cos'è PSM, di chi sono i giovani PSM, è una realtà nuova, è un'associazione nazionale PSM, partecipazione e spiritualità musulmana, una realtà nata da poco, nata per dare una forma istituzionale ad un impegno che da tanti anni è presente sul territorio italiano, in diverse città. Questa nascita di questa associazione nazionale che è Partecipazione e Spiritualità Musulmana è venuta a dare un corpo unico e un coordinamento formale a queste attività che già si svolgevano. Partecipazione e Spiritualità Musulmana. L'unione tra la partecipazione positiva nella società e partecipazione e la profonda spiritualità islamica nella concezione e nell'attività di PSM nasce dalla profonda convinzione che persuade i suoi fautori della necessaria congiunzione tra la pratica religiosa, l'adorazione di Allah subhanahu wa ta'ala, l'unione tra l'adorazione di Allah subhanahu wa ta'ala, la spiritualità e la partecipazione positiva nella società, il contributo positivo, sentirsi parte integrante di questa società italiana, sentirsi un membro attivo, un membro che può contribuire a partire dai suoi valori, a partire dalla sua fede, al miglioramento della sua società e della sua comunità. E queste sono le direttrici del lavoro e dell'impegno di partecipazione e spiritualità musulmana. La partecipazione positiva e attiva, formare dei cittadini partecipi alla società, attivi, che si sentono parte integrante, che non si sentono vittime, ma si sentono autori positivi nella loro società, e formare anche dei fedeli musulmani persuasi nella loro fede, profondamente spirituali, collegati con la spiritualità del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quindi questa è la realtà nazionale, la realtà più grande che è Partecipazione e Spiritualità Musulmana. Dentro questa realtà la componente giovanile rappresenta una delle realtà principali all'interno dell'associazione, e la sezione giovani, che opera con autonomia, fa proprio le ambizioni dei giovani, ne condivide le sofferenze e ne porta avanti le speranze. L'obiettivo principale, l'impegno principale, il lavoro principale è quello dell'educazione e della formazione continua, che rappresentano per BSM le fondamenta e le basi dell'azione, un'educazione che imprende di saggezza la mente e di misericordia il cuore. L'educazione per BSM quindi è il fulcro centrale, at-tarbiyah, l'educazione spirituale è il fulcro di ogni azione che aspira a cambiare in positivo qualunque realtà individuale o sociale. Dice l'Altissimo, in vero Dio non cambia ciò che affligge un popolo finché questo non cambia ciò che porta nel suo intimo, nella sua nefs. Quindi offrire un rifugio educativo per i giovani è l'obiettivo principale dei giovani PSM. Offrire uno spazio in cui i giovani possono conoscere meglio la loro fede, conoscere meglio il profeta sallallahu alaihi wa sallam e conoscere meglio il loro creatore per poterlo adorare e per ricercare la sua soddisfazione. I giovani PSM è inoltre un contesto per la testimonianza del shahada, per la testimonianza della profonda fede, del profondo amore e misericordia che portiamo per il creato, che portiamo per tutti gli uomini, di qualunque colore essi siano, di qualunque fede essi siano. Quindi vogliamo dimostrare che l'Islam è un messaggio di pace, è un messaggio di amore, è un messaggio di misericordia per il creato intero e soprattutto per i nostri concittadini. Quindi la formazione inoltre è una cosa molto importante per i giovani PSM, è una scuola per la formazione delle nuove generazioni. L'obiettivo è quello di formare giovani musulmani utili a loro stessi, alla loro comunità e alla loro società.
Già il PSM è anche uno spazio per la creatività, per scoprire i talenti, come questa occasione di oggi, per scoprire i talenti che abbiamo nella poesia, nel canto, ma non solo, anche nella scienza, e poterli coltivare e educare ai valori della libera iniziativa e dello sforzo per raggiungere i più alti obiettivi. PSM e i giovani PSM sono una realtà aperta al dialogo e alla collaborazione di tutti. Sì, e l'obiettivo è quello di individuare dei percorsi, individuare delle vie per poter collaborare sulle questioni di comune interesse con tutte le persone, con tutte le forze, tutte le realtà che operano in questo campo, sia all'interno della comunità musulmana sia all'esterno. Quindi la mano è tesa per tutti, per tutte le realtà, per poter collaborare per una società migliore e per anche una comunità musulmana migliore. I metodi che adoperiamo, che adopera Giovani PSM, non si fermano a qualche metodo in particolare, ma si adattano alle sfide che affrontiamo. Cercano di essere innovativi, di adattarsi a ciò che si affronta. I giovani, oggi l'educazione, la tipologia dell'educazione, il metodo per far arrivare l'educazione magari è diverso da quello che utilizzano quelli più vecchi. Quindi innovare e cercare sempre nuovi mezzi per far arrivare i nostri obiettivi e il nostro messaggio. Come si articola l'azione di PSM brevemente, e mi scuso per avervi tediato con tutti questi dettagli, ma è necessario presentarsi, conoscere chi siamo e poterci conoscere ancora meglio. La base della zona di PSM sono le sedute locali, dove i ragazzi si riuniscono in incontri periodici per prendere parte ad attività di diverso genere, dalla formazione religiosa in senso stretto alla formazione civica e culturale in senso lato, nonché ad attività di natura ricreativa sportiva. Poi, dopo questo livello locale, esiste un livello regionale come quello che è riuscito a organizzare questi eventi in questo mese, in cui si organizzano campeggi, si organizzano eventi, si organizzano gite, si organizzano incontri, convegni per poter raggiungere meglio i nostri obiettivi. Il tutto è coordinato a livello nazionale da un comitato nazionale che vigila affinché la nostra azione sia rispondente agli obiettivi e ai metodi per PSM in generale. Vi ringrazio tutti. Inoltre il Comitato Nazionale organizza anche un meeting annuale che è arrivato quest'anno alla sua sesta edizione. Vedete, avete visto alcune immagini del sesto meeting che si è svolto vicino a Bergamo, e quindi noi siamo aperti, i fratelli che lavorano in questa associazione sono presenti in diverse città, aperti per chi li vuole conoscere, siamo presenti su Facebook. E questa è un'occasione per conoscerci meglio. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e chiedo scusa per essermi dilungato un po' più di tanto forse. Vi lascio nel proseguimento della vostra festa, della nostra festa, per festeggiare la nascita di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.